Guardate che cosa fa. Dobbiamo smontare tutto questo coso qua. Smontare e vedere un attimino se possiamo migliorarlo, non è neanche detto. Se ha una regolazione che si può fare, non lo sappiamo. Ma diciamo che questo era abbastanza lento. Ma non possiamo a questo punto, anche se fosse questo, che era completamente lento, a questo punto forse mi conviene smontarlo e dargli una pulita. Adesso fa più frizione, si sente. Il discorso è che quando uno compra queste cose cinesi, uno le dovrebbe sempre smontare, pulire e metterla a posto. Questo adesso dovrebbe venire, infatti. Abbiamo fatto bene a smontarlo. Puzza di petrolio. Questo lavora su un eccentrico. Si sente tipo... Sì, lo voglio smontare tutto a questo punto e pulire tutto quanto. Voglio forzare. Qua c'è proprio il pretensionamento di questa. Non voglio rovinare quella filettatura là. Un po' duro. Adesso il libro non c'ha cuscinetti, niente. Adesso liberando questo dovrebbe venire via. Invece no. Allora, io prendo una scatolina per mettere via tutta questa
questa minuteria. Perché non è niente di... così fondamentale, ma non voglio perdere niente. Ecco, questo è importante. Questa non era sua, la leviamo, ci confonde solo dopo. Poi laviamo tutto negli ultrasuoni. Sono due. Ecco perché, eccolo qua. Vedi? Non so se dentro ci sono delle sfere, ma ci credo poco. Ok, non c'è proprio niente dentro, altro che sfere. Puzza di petrolio schifoso. E vabbè, dai, andava fatto, senz'altro. E adesso anche questa chiavina la leviamo. Ma qui non c'era niente di... boh. Lo smontiamo. Ok, qui ci sono quattro chiavi a brugola, una era lenta. C'è niente qua, qui non c'è, eccolo qua, vedi? Eccolo qua. Ok. Guardate, è pieno di... cioè praticamente era una lima. Pieno di residui tipo di... mulatura, è tipo sabbioso, eh. Ed ecco qua, la vite senza fine. Madonna mia, quanto fa schifo. Se bisognerebbe buttarlo dentro l'acetone. No, perché sennò rovina la vernice e non voglio rovinarla. È sabbioso, eh. Eh sì. Non gliene frega niente, lo prendano dalla rettifica così lo sbattono qua. Un buco. È praticamente un buco. Comunque tutto si sente che non è stato praticamente ripulito dalle sbavature quando è stato lavorato. Questo è uscito fuori dalla macchina così com'era, l'hanno assemblato.
pure questo, guarda, guarda. Pazzesco. Va bene, a dopo queste cose. Adesso va lavato. Riprendiamolo, l'ho lavato. E comunque è incredibile, sta a fare, non ha, è solo a contatto, non c'ha un cuscinetto, un reggispinta, niente. Senti qua. Comunque dobbiamo dire, uno a volte dice le cose asiatiche, no, di primo prezzo, di, ma se non c'erano loro tanti giochini mica ci si potevano permettere. Quindi a volte è facile parlare un po' come parlare male dei voli low cost. È brutto, fanno chiudere tante compagnie aeree, però la gente ha iniziato a viaggiare veramente e seriamente da quando ci sono i low cost. Io per lavoro viaggio tanto, però faccio intercontinentali, pochi europei, quindi volo su compagnie di bandiera, però bisogna dire la verità. Senza il low cost la gente non si poteva muovere, un po' così come certo materiale dalla Cina. O per iniziare, o quello lì che vuoi, è l'ideale all'inizio. Però con un po' di accorgimenti, l'errore è stato mio, sapevo che quando compri qualcosa di cinese lo devi smontare e rimettere a posto, e non l'ho fatto. La prima volta che l'ho messo alla prova veramente ho visto il problema. E va bene, meno male che un qualcosa di regolazione, di pulizia generale. Qui in realtà la cosa bella sarebbe, appoggiamoci un attimino, qui in realtà la cosa bella sarebbe mettere un reggispinta. Voglio appoggiarlo semplicemente. Guardate, vi ricordate quanto è stato difficile? Difficile, insomma, quanto era duro all'inizio? Adesso che è pulito, scorre via molto più tranquillamente. Qui una miglioria probabilmente si potrebbe fare. È che non ce l'ho, non so se il reggispinta, se i cuscinetti radiali hanno. Ci posso provare. Sicuramente a mettere un cuscinetto radiale qua gli facciamo solo del bene. Che cosa sto piatto? Ma dove sbatte? Voglio prendere la dimensione. Del diametro esterno e interno. Per vedere se riusciamo a metterci un cuscinetto. Mistero. Niente, questo sbatte, questo scorre semplicemente qua.
Né più e nemmeno. Guardate, l'oliatore è qua. Se la spirale è così e si gira così, l'olio lo porta qua. Quindi l'oliatore doveva essere qua, in maniera che si portava di qua, girando, l'olio attraverso queste spirali viene trasportato su tutta la sua lunghezza. Invece praticamente è a un terzo della fine, perché qui non lavora. Cosa da pazzi. Allora, abbiamo pulito questo. Adesso riandiamo a rimontarlo. Volevo misurare la sua planarità. Andiamo sul piano di riscontro. Allora, certo, sarà un po' complicato qui, il mio piano di riscontro è piccolino, però vediamo in qualche maniera di riuscirci. Paradossalmente fino adesso no, qui tende a salire di 10 micron. Qui per fare un bel lavoro andrebbe raschettato. Diciamo che la differenza sta sempre su questi 10 micron. Adesso siamo tornati qui e ce lo andiamo a montare. Mettere l'olio. Se riuscite a vedere la storia qua, qui per non rovinare questa superficie ci voglio mettere un piccolo perno di ottone, di bronzo. Così quando stringo quel morsetto non vado a rovinare il supporto di ghisa. La sua chiavetta. L'ho rimontato, forse c'è troppa tensione, però preferisco più rigido che come prima. Voglio provare come va, perché poi ovviamente una volta fissato in macchina è più
è più facile. No, è incredibile questo affare, c'è un gioco. È un gioco pazzesco. E voilà. Eppure questo è fatto.